È nuovamente fruibile il sentiero naturalistico Vallombotte Rocca Salvatesta di Novara di Sicilia. È stato infatti completato l'intervento dell'azienda forestale di Messina che con un progetto PAC ha rimesso in sesto il percorso e consolidato quest'area montana. Il progetto, riferito ai bacini forestali di Tripi e di Novara di Sicilia per circa 1 milione di euro, ha consentito di realizzare muri a secco, gabbioni e gradoni. I lavori, iniziati nel novembre dello scorso anno, si sono conclusi di recente. Inutile dire come questo sentiero amplifichi la vocazione turistica del territorio. La Rocca Salvatesta, chiamata anche il Cervino della Sicilia, è molto gettonata soprattutto dai turisti tedeschi ed inglesi che apprezzano la particolarità dell'area del borgo novarese. Soddisfatto il sindaco di Novara di Sicilia Gino Bertolami, che ha ringraziato il direttore dei lavori, l'ingegnere Enzo Messina, il RUP, l'ingegnere Carmelo Calabrese e il responsabile dell'ufficio provinciale dell'azienda di Messina, dottor Mario Bonanno. Voglio evidenziare in positivo anche il lavoro degli operai forestali, ha dichiarato Bertolami, che hanno dato dimostrazione di competenze e professionalità, realizzando un lavoro di qualità e di quantità. Il sindaco nel contempo ha lanciato l'allarme contro quella che definisce la piaga del pascolo abusivo e l'arroganza degli allevatori che con i loro armenti invadono arbitrariamente terreni pubblici e privati. Sono preoccupato del fatto che questi lavori di riqualificazione e di consolidamento effettuati dalla forestale possano essere compromessi dalla presenza degli allevatori. In passato, nonostante abbia presentato svariate denunce agli organi istituzionali, sono stato lasciato solo e l'unico ad avermi ascoltato è stato il responsabile dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina, Carmelo Di Vincenzo. Spero, ha concluso Bertolami, che le denunce dell'amministrazione e dei privati non finiscano ancora nel vuoto e che il controllo del territorio venga effettuato con maggiore frequenza e metodicità.